La sfida è la vita, cioè io non potrei vivere senza agonismo, ma la sfida principalmente è contro se stessi, poi diventa contro gli altri, perché quando sei lì sul blocco tu devi dare tutto se stesso, devi vincere, devi superare quello che il giorno prima era un tuo limite, l'hai superato e quindi te ne puoi porre un altro ancora più in alto. Inizialmente per motivi medici, perché io sono nata con una diplegia spastica agli arti inferiori, quindi dall'età di 2 anni ho sempre fatto nuoto, poi a 5 ho subito il primo intervento e dopo ho iniziato i corsi di nuoto, fino a quando poi nel 2014 a Pavia, dove vivo io, è stata creata una squadra di nuoto paralimpico agonistico col progetto Nuota con noi. E da lì ho iniziato il mio percorso agonistico. Sono entrata in nazionale l'anno scorso, ero S4, SB3, SM4, ho fatto i mondiali in Messico, ho vinto 3 medaglie d'oro e 3 d'argento e ho attualmente 3 record del mondo e 3 europei nelle categorie S4. Ho vinto la medaglia d'oro nei 100 stile, 50 stile e 150 misti. A Città del Messico e nei 150 misti ho stabilito il nuovo record del mondo e ho vinto invece l'argento nei 50 dorso, 50 rana e la staffetta 50 stile mista. Faccio il primo anno di biotecnologie, ho finito l'anno scorso il liceo classico e il mio sogno è quello di specializzarmi in genetica e fare ricerca per trovare qualche cura per alcune patologie ancora poco conosciute. So che la mia patologia è abbastanza sconosciuta, anche se non è di origine genetica, perché io sono nata con una diplegia spastica agli arti inferiori e poi all'età di circa 17 anni ho iniziato ad avere problemi anche agli arti superiori, inizialmente solo all'arto destro e poi anche al sinistro, quindi non riuscivo più a scrivere e avevo problemi a scuola nello svolgere i compiti e quindi poi mi hanno diagnosticato una distonia agli arti superiori con delle complicanze miocloniche. Io ho gli psoas corti, quindi devo allungare gli psoas e poi avendo appunto queste contrazioni alla scapola per appunto questi aspetti mioclonici ho bisogno di fare TECAR e massaggi per rilassare. Anche Monica Boggioni ha dei risultati incredibili con la TECAR, infatti abbassando l'ipertono muscolare lei riesce ad avere un'escursione della spalla maggiore e di conseguenza a prendere più acqua e a spingere più acqua, avere una propulsione migliore, quindi cosa aspettarsi di più direi. Poi ha un effetto enorme sull'acido lattico, questo è un altro problema degli atleti. Quando vanno sotto sforzo in queste occasioni dove c'è un carico esagerato, i loro muscoli vanno in acidosi e con un buon massaggio drenante associato alla TECAR abbiamo degli effetti incredibili. Elia è l'angelo custode per noi sportivi quando siamo via in trasferto collegiali. Un angelo custode sta magari alle retrovie, quindi non è sempre lì col cronometro in mano, però è indispensabile quando qualcosa non va e ci mette in ottima forma per poi dare il meglio. Senza VisuWorm avrei il braccio contratto e probabilmente non riuscirei a spingere come invece riesco. Mangio i cereali oppure soprattutto prima di una gara mangio il panino con la marmellata oppure col miele, il succo d'arancia e poi dopo che ho fatto allenamento pranzo
preferisco mangiare i carboidrati a pranzo e le proteine a cena. Poi faccio lo spuntino prima d'allenamento. Io accetto le critiche e le ascolto, però sono una persona di cui quando devo fare la gara, per dire, non sto a pensare cosa pensano tutti gli altri, perché in quel momento io penso a quello che ho fatto io, a quello che voglio raggiungere, e penso che in quel momento il tuo allenatore sappia dirti qualcosa e gli altri non tutti, cioè se poi tutti stai a ascoltare tutto quello che dicono non te la cavi più. E a un certo punto, se tutti sono bravi a criticare, quello che dico io è che facciano loro quello che fai tu, e se sono tanto più bravi di te, bravi lo dimostrano.